Buonasera a tutti e benvenuti a Graph Roma, il meetup romano dedicato ai dati connessi e linked data e chi vuole, insomma, può leggere tutto quello che vuole in mezzo a questo enorme argomento. E questa sera ospiteremo Stefano Zacchiroli per un talk riguardo il grafo costruito su dell'open source. Ora io la dico abbastanza generico, poi sicuramente il nostro speaker introdurrà meglio l'argomento. E prima di iniziare con il talk, come al solito, farò una breve introduzione spiegando cos'è Graph Roma. Questo, come ho già detto, è un meetup dedicato romano per lo più, almeno così è iniziato, adesso sono tutti online, quindi abbiamo varcato i confini nazionali ormai. È un meetup organizzato da quattro persone, io sono una di queste, ci sono altri che aiutano nell'organizzazione. I temi affrontati sono sempre di più. Finalmente ho aggiornato questa slide mettendo tutti gli argomenti che abbiamo coperto finora, più o meno pesati. Se ho sbagliato di poco non ve la prendete troppo. Però, grosso modo, queste sono tutte le tematiche che abbiamo affrontato ormai da quasi 3 anni. Come sapete, almeno chi è un habitué del meetup, siamo parte del Manning User Group, per cui esiste un codice sconto per gli acquisti sul sito Manning e ogni meetup facciamo un'estrazione di due ebook gratuiti. E che altro dire? Questi sono i nostri link. Come sapete, sul nostro canale YouTube che vedete qui sotto, questo è un codice QR. Sono disponibili tutte le registrazioni, almeno la maggior parte delle nostre registrazioni degli eventi passati. Esiste anche una chat su Slack a questo indirizzo in cui ogni tanto postiamo risorse e link per grafi o comunque sia gli argomenti inerenti al meetup. E nulla, quindi ultima cosa, scusate. E siamo parte della galassia Aperitech di CodeMotion che diciamo ci ospita prima più fisicamente, adesso virtualmente. E nulla, come meetup facciamo parte di questa federazione. Detto questo, passo la parola a Stefano che ci introdurrà il suo argomento, parlerà di Prosper Heritage e ciao Grazie. Stefano. Vado. Sì, un secondo metto le slide, io sparisco e ci vediamo più tardi. Oh, ciao a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Allora, comincio per presentarmi, perché non sono un frequentatore del vostro meetup, quindi qualche parola su di me prima di cominciare con l'argomento del talk. Allora, sono professore associato di informatica all'Université de Paris, qua a Parigi, e on leave a INRIA, che è il Centro Nazionale di Ricerca in Informatica francese. Al di là del lavoro accademico, sono uno sviluppatore di software libero e open source da ormai più di 20 anni, sono tuttora sviluppatore della distribuzione Debian. Sono stato 3 volte leader del progetto Debian e sono stato anche impegnato in Open Source Initiative, che è la non profit internazionale che labellizza le licenze che si possono chiamare open source. E da 4-5 anni a questa parte ho cofondato il progetto Software Heritage, di cui sono anche direttore tecnico, che è il tema principale di cui vi parlerò questa sera. Allora, il piano del talk è raccontarvi un po' cosa facciamo in generale in Software Heritage con un focus sul nostro data model, che è un grafo, quindi penso che vi interessi per questo meetup, ed è un grafo immenso, quindi non grande come il grafo del web, ma quasi. E quindi nel resto del talk, dopo avervi parlato di cosa facciamo a Software Heritage e del modello dei dati, vi presenterò un po' delle sfide che la dimensione, la struttura di questo grafo pone alle tecnologie classiche di uso e analisi di grafi, con alcune delle soluzioni che abbiamo sviluppato per gestirle.
E poi finirò con qualche challenge aperte, quindi ci sono sfide di, sia di ricerca che di sviluppo, che per noi sono ancora aperte, quindi se qualcuno di voi fosse interessato sarebbe l'occasione di parlare insieme e magari anche di lavorarci insieme se siete interessati. Allora, che cos'è Software Heritage? Quindi immagino che siate molti di voi siano o autori o contributori o quantomeno utilizzatori di componenti open source, perché formano ormai, credo, le ultime statistiche siano che nel 95-96% delle app che usate, sia lato server che sui vostri telefoni che sulle vostre macchine, contiene almeno un pezzo di codice che è software libero. Il software libero è pubblicato su, sviluppato collaborativamente su siti come GitHub e GitLab ed è distribuito come codice sorgente tipicamente in formato testuale, contenente anche degli asset che non sono testuali, ma per la maggior parte si tratta di codice testuale. Tutto ciò che è informazione digitale, quindi compreso il codice sorgente, è per sua natura fragile, nel senso che sì, possiamo farne tante copie, ma è altrettanto semplice perdere accesso a questi bit e a questi byte. Quindi qua c'è un po' di esempi di come si può perdere il codice sorgente. Ad esempio ci possono essere degli attacchi che fanno sì che aziende che ospitano piattaforme di sviluppo collaborativo possano essere distrutti. Successo ad esempio a un hoster non molto conosciuto ma abbastanza grosso all'epoca che si chiamava CodeSpaces, che è stato attaccato dagli cracker che hanno preso controllo fondamentalmente del loro pannello di controllo delle risorse cloud e hanno messo insieme una specie di schema di ransomware, cioè gli dicevano se non pagate vi distruggiamo questo volume di dati, e sono andato avanti fino a quando fondamentalmente l'azienda ha chiuso. Direte, non avevano i backup? Sì, ce li avevano, ma sullo stesso provider cloud, quindi una volta preso il controllo del loro dashboard cloud, non avevano più alcuna possibilità di riprendersi. Oppure ci possono essere decisioni business legittime, come ad esempio è successo con Gitorius o con Google Code, che ospitavano dei forge relativamente grossi, basati su Git o anche su altre version control system, e hanno deciso di chiuderli perché erano stati comprati da altri, come nel caso di Gitorius, oppure perché Google decise che fondamentalmente non aveva trovato un business model decente per Google Code, quindi ha chiuso quella sua iniziativa. O più recentemente Bitbucket, che ha deciso ad esempio di chiudere il servizio Mercurial. Quindi fino a poco tempo fa Bitbucket ospitava sia Mercurial che Git, recentemente ha deciso di chiudere il servizio Mercurial. Quindi questo tipo di decisioni che sono legittime, o attacchi, o anche semplicemente autori che decidono di distruggere e di cancellare un repository che era pubblico, possono succedere. Quindi la domanda è, voi conoscete probabilmente l'Internet Archive, l'avete usato magari per archiviare dei siti web, ma dove andate se un repository che sta su GitHub o se un giorno tutto GitHub o tutto GitLab o un'istanza specifica di GitLab dovessero sparire, dove andate per recuperare quel repository? E sapete bene che questi tipi di sistemi di controllo di versione sono distribuiti, quindi il fatto che vada via il repository su GitHub o su GitLab non vuol dire che il codice sia sparito. Ma comunque sia, se quello era il vostro punto di riferimento per trovare il codice sorgente, avete un problema e dovete trovare qualcuno che abbia una copia del repository per poter continuare a lavorare, a contribuire, o semplicemente anche solo a leggere questo codice. Quindi da questa idea è nato ormai 5 anni fa il progetto Software Heritage, la cui missione è recuperare, preservare nel lungo termine e dare accesso a chiunque ne abbia bisogno a tutto il codice sorgente che riusciamo a trovare. Ok? Quindi questo lo facciamo per vari motivi. Allora, un motivo è offrire un catalogo di riferimento dove si possa trovare tutto il codice sorgente di cui potete avere bisogno. Okay? Quindi una sorta di indice in cui tutto il codice sorgente, quantomeno pubblicato pubblicamente sul web o su internet più in generale, sia accessibile e sia possibile referenziare la versione specifica di un pezzo di codice sorgente di cui avete bisogno. Secondo motivo è un archivio universale, quindi se le cose si perdono, se un repository dovesse sparire, vogliamo avere un posto dove andare a recuperarlo. Quindi questo progetto, questo è un angolo, se volete, digital preservation e anche cultural heritage, siamo supportati da UNESCO in quello che facciamo, siamo gli unici che facciamo questa cosa di preservare il codice sorgente propriamente detto con un approccio, diciamo, massivo. E poi, io sono uno scienziato, mi occupo di software engineering, vogliamo anche costruire una piattaforma che permetta ai ricercatori che fanno esperimenti su codice sorgente di
andare in un posto dove tutto il codice di accesso sorgente esistente e pubblico è archiviato, fare i loro esperimenti, magari idealmente farli in un modo in cui siano anche riproducibili e ripetibili da altri, e recuperare i propri dati e partire a fare le analisi altrove. Quindi se conoscete un po' il mondo della fisica, i fisici sono stati bravissimi a costruire infrastrutture di ricerca condivise, come il CERN è quello più famoso, ma c'è anche il Very Large Telescope nel deserto di Atacama. Quindi costruire queste risorse condivise di ricerca che permettono agli scienziati di fare analisi senza dover ogni volta ricominciare da zero con il crawling del codice sorgente che vogliono analizzare. Quindi queste sono le nostre tre gambe, diciamo, i tre motivi, i tre use case per cui abbiamo costruito software. Lo facciamo in una maniera abbastanza principled, quindi seguendo dei principi abbastanza chiari, abbastanza ben definiti. Allora, innanzitutto lo facciamo usando noi stessi e creando noi stessi solo tecnologia che sia open source. Quindi il progetto Software Heritage in sé è sviluppato e mantenuto come se fosse un progetto, come un qualsiasi altro progetto open source. Quindi potete trovare il nostro codice, potete contribuire, potete inviarci delle patch o potete vedere come facciamo le cose. Inoltre, ovviamente, per quando si dice digital preservation, soprattutto nel lungo termine, bisogna minimizzare le possibilità che qualcosa si perda, quindi lo facciamo in modo di avere più copie possibili. Quindi abbiamo una rete di Miro, noi stessi manteniamo più copie dei dati, insomma tutta la due diligence classica di progetti di archiviazione. Lo facciamo in maniera strutturata, quindi su quello che archiviamo, quindi il modo in cui identifichiamo ciò che archiviamo è basato su tecniche crittografiche di cui vi parlerò tra poco, in modo che gli identificatori del codice che archiviamo siano intrinseci. Quindi se conoscete il mondo dei content store, dei content addressable storage, questi sono il tipo di tecnologie che usiamo e ve ne parlerò più in dettaglio tra un attimo. E poi dal punto di vista dell'organizzazione siamo un progetto assolutamente non profit e siamo un progetto che cerca di diversificare da dove vengono i nostri finanziamenti. Quindi abbiamo finanziamenti pubblici, abbiamo finanziamenti da sponsor privati, abbiamo finanziamenti da chiunque voglia fare una donazione, e cerchiamo così, anche da un punto di vista dell'organizzazione, di diversificare e di essere non dipendenti dagli interessi di un attore singolo o specifico. Allora, entriamo un po' nei dettagli tecnici. Allora, quando dico archiviare il codice sorgente, quello che intendo è archiviare effettivamente i file sorgenti che poi altri possono compilare per ottenere degli eseguibili o per ottenere delle immagini che poi vanno in produzione, ma anche archiviare tutta la storia di sviluppo che è associata a quel codice. Perché riteniamo che per capire un pezzo di codice sorgente bisogna posizionarsi un po' nel contesto in cui questo software è stato sviluppato, e quindi tutti i metadati che trovate in un Git o anche in Subversion o in qualsiasi altro sistema di controllo di versione sono per noi rilevanti. Quindi fondamentalmente quello che facciamo è andiamo in posti dove sappiamo che possiamo trovare del codice sorgente con la sua storia di sviluppo, quindi sostanzialmente delle piattaforme di sviluppo collaborativo, delle forge come GitHub, ma anche delle distribuzioni che distribuiscono pacchetti sorgenti, e quando visitiamo, quando facciamo crawling di questi luoghi, recuperiamo tutte le versioni di tutti i file che troviamo. Chiamiamoli pure blob, ma vuol dire che non recuperiamo solo un checkout dell'ultimo commit. Facciamo proprio il crawling storico di tutte le versioni di tutti i file che si trovano in quel repository e le archiviamo tutte. In più, archiviamo tutti i metadati classici che trovate in un version control system. Quindi i metadati dei commit, chi ha fatto il commit, quando l'ha fatto, il messaggio di commit, eventuali signature crittografiche che sono associate al commit, eccetera. Queste cose le archiviamo tutte. Stessa cosa per le release, quindi nei version control system avete dei commit particolari che sono identificati come delle release, e anche di essi archiviamo tutti i metadati che troviamo. E in più archiviamo tutte le informazioni di crawling, quindi fondamentalmente dove e quando abbiamo trovato qualcosa. Se avete usato la finestrella, il calendario sull'Internet Archive, chi vi dice, fa vedere tutte le volte che hanno visitato un certo sito e tutte le copie che hanno fatto di quel sito, immaginatevi una cosa simile. Non archiviamo per il momento altre cose come le home page, come i wiki, come i bug tracking system, come le mailing list. Quindi per il momento restiamo su una cosa sola per evitare quello che si chiama in inglese mission creep, cioè di allargarci troppo su altre cose, perché già fare, tra virgolette, solo quello che stiamo facendo è abbastanza complicato, ma cerchiamo di lavorare con altri progetti che archiviano queste cose. Quindi, ad esempio con dei cross link su siti di progetti web archiviati su Internet Archive o mailing list archiviate su Gmail o cose di questo tipo.
Il data flow del progetto è quello di un classico crawler, quindi non facciamo crawling di tutto il web, ma abbiamo una lista di punti di partenza che è fondamentalmente di cui c'è una curation fatta a mano. Quindi abbiamo Forge, come ho già citato, GitHub, GitLab, Bitbucket, eccetera. Abbiamo le distribuzioni Linux che distribuiscono pacchetti sorgenti e abbiamo tutta una serie di repository di package manager associati a linguaggi di programmazione specifica. Quindi NPM, PyPy, CPAN o cose di questo tipo. Però sempre, sempre guardando ai pacchetti sorgente, quindi alla versione non compilata del software. Quindi abbiamo questa lista iniziale di posti di cui fare crawling, abbiamo dei componenti software che si chiamano lister, che fondamentalmente parlano il protocollo di questi posti e sono capaci di listare per ognuno di questi luoghi tutti i repository che ci sono oppure tutti i pacchetti che ci sono. Okay? L'output di questi lister sono quelli che chiamiamo software origin, quindi fondamentalmente sono delle URL che identificano dove possiamo trovare software e associano un tipo di questa software origin. Il tipo di questa software origin può essere o un tipo di version control system o un particolare tipo di pacchetto sorgente, quindi un dev sorgente piuttosto che un SRPM, piuttosto che l'equivalente RGZ in altre distribuzioni. E poi per ognuna di queste software origin abbiamo un altro degli altri componenti che si chiamano loader, che parlano, quindi che sanno interpretare il formato specifico di queste software origin e hanno la responsabilità di periodicamente andare a vedere queste origin se c'è nuovo software, nel senso lato che ho inteso che vi ho spiegato prima, e se c'è, caricarlo nel nostro archivio. Okay? Quindi questo è il data flow generico di come facciamo le cose. Allora, la parte più interessante per voi oggi credo sia la parte di come è strutturato il nostro archivio. Allora, immagino conosciate le strutture di Merkle, sono abbastanza popolari, ma quindi giusto qualche parola per chi non dovesse conoscerle. Quindi le strutture di Merkle sono nate da Ralph Merkle nel lontano 87 ormai, inizialmente come degli alberi, e sono degli alberi di hash. Quindi sono fondamentalmente, partendo dalle foglie e andando in su, avete gli ID, gli identificatori delle foglie, che sono calcolati come degli hash crittografici sul contenuto delle foglie. Quindi immaginate, può essere veramente una sequenza di byte. Poi quando andate su nel vostro albero, gli ID dei nodi, anche lì, non sono associati da voi come potreste fare in un albero qualsiasi, ma sono calcolati sul contenuto del nodo intermedio e sul ID dei figli di quei nodi. Okay? Quindi fondamentalmente, quando arrivate alla radice del vostro albero, avete un ID crittografico che fondamentalmente cattura tutto il contenuto dell'albero. Se anche solo un nodo nell'albero dovesse cambiare, tutti gli ID da quel nodo in su fino alla radice cambierebbero anch'essi. Quindi è una struttura abbastanza popolare in questi tempi, perché si usa nelle blockchain, lo usano i sistemi di controllo di versione distribuiti come Git o Mercurial, lo usano dei sistemi di content addressing storage come i PFS, ed è abbastanza comune come struttura di questi tempi. La cosa interessante di questo tipo di strutture è che nativamente fanno deduplica. Cioè, dato che non siete voi a associare gli ID ai nodi, se provate ad aggiungere ad un albero di Merkle una foglia che esiste già, fondamentalmente la struttura se ne accorge e evita di stoccarla due volte. Perché se esiste già quel nodo, quella foglia nell'albero, quando ricalcolate l'hash crittografico, ottenete l'hash crittografico di un nodo che c'è già e aggiungerlo è fondamentalmente un'azione idempotente, cioè non cambia la struttura che esiste già. E questo ovviamente è molto interessante per un progetto di archival, perché fa in modo che evitiate di stoccare più volte la stessa cosa, e nel mondo dello sviluppo pubblico di software la duplica del codice è ovunque. Quindi pensate al modo di sviluppo classico di GitHub, in cui per contribuire a un progetto voi dovete fare un fork di questo progetto, state creando un repository fondamentalmente nuovo, che contiene però per il 99,9% contenuto esattamente identico al repository da cui siete partito, più le vostre modifiche. Quindi avere delle strutture che fanno deduplica è molto importante per mantenere relativamente basso il costo di storage di un progetto di archival molto grosso. Quindi passiamo adesso dalle strutture di Merkle generiche a qual è il nostro data model. Allora, il nostro data model è un Merkle DAG, che vedete in prima approssimazione rappresentato in questa slide. Okay? Quindi, quindi questo è un grafico, una rappresentazione della topologia di quello che abbiamo nel nostro archivio. Quindi avete a destra quello che chiamiamo content, che sono sostanzialmente dei blob, il contenuto di file anonimi.
Okay? Quindi non c'è il nome del file, non ci sono metadati, non c'è nulla, ci sono solo le sequenze di byte che trovate nei file sorgenti che archiviamo. Poi avete delle directory, che fondamentalmente sono l'equivalente degli inode in un sistema Unix. Quindi una directory contiene una lista di nomi che sono contenuti direttamente in quella directory e ad ognuno di quei nomi lì può associare o un'altra directory, una subdirectory, oppure un file contenuto in quella directory. E poi andando su verso sinistra avete prima le revision, che sono l'equivalente dei commit. Ogni revision punta alla radice del codice sorgente che era archiviato in quel version control system al momento in cui quel commit è stato fatto e può puntare anche verso il commit precedente. Okay? Tipicamente volete un primo commit che non ha nessun padre, ma avete tutti gli altri commit che punta a uno o più genitori, nel senso che quando fate un merge, ad esempio, potete avere un commit che ha due genitori e non uno solo. E questo fa sì che questo sia effettivamente un DAG e non un albero come hanno le strutture di Merkle classiche. Poi avete delle release, che sono sostanzialmente solo delle etichette che danno un nome mnemonico a dei commit, e avete qui su gli snapshot che catturano lo stato completo di un repository al momento dell'archiviazione. Okay? Quindi fondamentalmente uno snapshot che cos'è? Una lista che mappa ogni nome di branch che troviamo nel momento in cui archiviamo un repository a qual era il commit o la release più recente in quel branch al momento dell'archiviazione. Okay? E poi fuori dal Merkle DAG avete le origin, no, fuori nel senso che non hanno degli crittografici come tutto il resto, ma che puntano fondamentalmente verso lo snapshot. Quindi ogni origin, ad esempio il vostro repository su GitHub, avrà un arco verso ogni snapshot per ogni visita che abbiamo fatto di quel repository. Allora, tecnicamente questo è un property graph, nel senso che ci sono i nodi, ci sono gli archi, e sia i nodi che gli archi possono avere delle proprietà. Quindi, ad esempio, le revision hanno come proprietà tutti i classici metadati che trovate in un commit, e le edge possono avere delle proprietà, ad esempio le directory hanno i nomi dei file associati agli archi che da una directory vanno a un blob o da una directory vanno a un'altra directory. Non sono delle proprietà della directory stessa, ma sono sugli archi uscenti. Stessa cosa per, ad esempio, i branch nello snapshot. Quindi uno snapshot ha un arco uscente che si chiama master, che punta a una revisione, e il fatto che si chiami master è una proprietà sulle edge e non sullo snapshot stesso. Allora, la cosa importante di questo tipo di struttura è che con questo data model, in Software Heritage, noi abbiamo una visione globale, unificata, di tutto quello che si chiama il software commons, cioè di tutto il codice sorgente che è distribuito pubblicamente e che abbiamo archiviato. Ovviamente non posso dire che ce l'abbiamo tutto, che abbiamo archiviato tutto, però è la più grande approssimazione pubblica di tutto il codice sorgente che c'è là fuori, e ciò che manca è fondamentalmente per lag di archiviazione o per mancanza di coverage di Forge, che non abbiamo ancora aggiunto alla rotation dei nostri core. Ok, quindi esempio di cosa succede se visitiamo un repository di... Ah, scusate, cosa importante, parlo spesso di Git perché è il version control system più popolare oggi, ma questo modello qua è in realtà agnostico sulle tecnologie specifiche. Quindi che voi abbiate il vostro codice in Git, in Mercurial o in una Tarball, noi lo mappiamo sempre nello stesso data model canonico. Questo fa sì che se il codice migra da CVS a SVN a Git, lo archiviamo una volta sola perché la deduplica è fatta a livello globale. Se domani dovesse saltare fuori un nuovo version control system migliore di Git e tutti dovessero switchare da Git a questo nuovo version control system, non dovremo riarchiviare tutti i file e tutti le directory di codice sorgente che abbiamo già archiviato. Ok? Quindi, esempio di cosa succede se visito un repository Git semplice con un Hello World. Immaginiamo che alla prima visita questo repository contenga un file che si chiama hello.c, un makefile, un gitignore. I primi due commit puntano semplicemente a questi file. Quindi immaginate c'è stato un primo commit che ha committato un solo file hello.c, un secondo commit che ha aggiunto makefile e gitignore. Un terzo commit che ha aggiunto copying, readme.md, eccetera. Quindi questa può essere la struttura del grafo in Git al momento della prima visita. Quindi se alla prima visita troviamo questo, archiviamo tutto. Se alla seconda visita lo stato del repository non è cambiato,
non aggiungiamo nulla all'archivio, semplicemente aggiungiamo alla tabella delle visite del vostro repository il fatto che abbiamo visitato una seconda volta con il timestamp della visita e abbiamo trovato esattamente lo stesso snapshot del repository che era lì la prima volta. Se a una terza visita è stato aggiunto qualcosa, immaginate che sia stato fatto un altro commit che ha aggiunto, che ha spostato tutti i file sorgenti nella directory SRC, quindi c'è una directory nuova che non c'era prima, tutte le altre directory e file non sono riutilizzati, e c'è un commit nuovo. Alla terza visita aggiungiamo al nostro grafo solo le parti che avete qua nella parte blu del grafo, che non erano presenti la prima volta. Okay? E essendo un archivio, non rimuoviamo mai nulla. Quindi anche se avete riscritto l'history del vostro repository Git con Git Rebase o cose di questo tipo, ciò che è archiviato in Software Heritage è immutabile. Allora, tutto questo non è solo teoria e chiacchiera, non ho probabilmente tempo di farvi una demo live adesso, ma potete andare voi stessi su archive.softwareheritage.org, nel quale potete cercare i vostri repository, vedere se sono archiviati, vedere quando sono stati archiviati e navigarli come se fosse una classica interfaccia di navigazione di repository su GitHub. Ci sono altri modi di accedere, c'è un API, c'è un Fuse File System per montare pezzi dell'archivio come se fossero in locale, quindi ci sono cose di questo tipo che vi invito a scoprire da soli, perché oggi voglio concentrarmi sulla parte grafo. Giusto qualche parola sul coverage, siamo già oggi il più grande archivio pubblico al mondo di codice sorgente, abbiamo archiviato più di 10 miliardi di file unici, perché grazie alla deduplica tutti i numeri che vi dico sono numeri unici, più di 2 miliardi di commit che vengono da più di 150 milioni di progetti che abbiamo trovato crollando forge pubblici e distribuzioni. Qua avete un po' di loghi delle cose che abbiamo archiviato, ci trovate i forge più noti, ci trovate delle distribuzioni, dei repository di package manager, ci trovate anche dei forge che non esistono più, come Gitorius, come Google Code, che abbiamo archiviato recuperando questi dati prima che fondamentalmente rischiassero di sparire. Parliamo delle dimensioni di questo oggetto. Allora, stoccato su disco sono 700 tera di dati. Non è tantissimo, se pensate a quanto spazio occupano i video di Gattini e quanto spazio deve occupare YouTube per stoccare tutti i video, è relativamente poco. Ovviamente questo spazio qua è preso principalmente dai file, quindi dalle foglie del nostro grafo. Se guardate il grafo come oggetto globale, la dimensione è qualcosa del tipo 20 miliardi di nodi e 200 miliardi di edge, quindi 200 miliardi di archi. E ovviamente cresce, questo grafo cresce ogni giorno, cioè mano a mano che noi archiviamo, aggiungiamo cose a questo grafo. Quindi vi invito a giocare da solo con l'interfaccia web, o magari riveniamo dopo nel question time su qualche esempio. Veniamo ai bisogni che abbiamo di analisi e di exploitation e uso di questo grafo. Allora, ci sono vari, diciamo, product needs, cioè per l'interfaccia web con la quale potete giocare voi stessi, dobbiamo fare un po' di cose. Ad esempio, dobbiamo poter fare ls di una directory che abbiamo archiviato, dobbiamo poter fare un git log e dobbiamo poter ricostruire la storia del repository. Allora, se pensate al grafo, fare ls quando entrate in una directory è relativamente facile, nel senso che fondamentalmente prendete un nodo di tipo directory, dovete guardare tutti gli archi uscenti e listarli, farne rendere in una pagina web con i loro attributi associati. Un git log è un po' più complicato, perché fondamentalmente vuol dire prendere un nodo di tipo revision del grafo e risalire la catena di tutti i commit precedenti. No, questa è un'operazione relativamente semplice da un punto di vista algoritmico, ma può richiedere attraversare molti nodi. Ad esempio, il kernel Linux, qua ho scritto 800k, ma ha passato il milione. Fare un git log sul kernel Linux richiede di attraversare ormai più di un milione di nodi. Ok? Quindi già comincia a essere un'operazione relativamente costosa in termini di I.O. E poi ci sono degli use case un po' più complicati, tipo l'equivalente della nostra Wayback Machine. Quindi se uno sviluppatore mi chiede di scaricare la tarball associata a una directory, quello che dobbiamo fare è una visita ricorsiva a partire da un nodo directory, visitare tutto il sottografo che c'è a partire da quella directory e costruire un archivio tar. La stessa cosa se volete ricostruire l'archivio completo Git, quindi tutti gli oggetti di tutti i commit accessibili da un certo repository, si può fare con un formato che si chiama Git Bundle, ma richiede attraversare qualcosa come ormai 10 milioni di nodi.
quindi anche qua operazione algoritmicamente semplice, ma relativamente costosa in termini di parti del grafo da visitare. Poi ci sono altri use case ancora più complicati dal punto di vista di volumetria, come quella che si chiama software provenance. Quindi voi volete sapere tutti, o magari uno solo, il più vecchio ad esempio, posti dove abbiamo trovato qualche cosa. Quindi vuol dire, ad esempio, mi date un file e mi chiedete dove hai visto questo file? Allora, dal punto di vista del grafo, questo vuol dire mettere il vostro dito su il nodo che corrisponde al file, che è la vostra query, attraversare, fare la visita del grafo all'indietro e trovare tutte le origin che hanno mai contenuto uno snapshot, che ha mai contenuto un commit, che ha mai contenuto una directory che ricorsivamente contiene quel file lì. Quindi immaginate se voi fate questa query per il file vuoto, che potete trovare in moltissimi repository, questo richiede fondamentalmente visitare quasi tutto il grafo e quindi una parte molto molto importante di quelle 200 miliardi di edge di cui parlavamo prima. E notate che questi use case richiedono da un lato di attraversare il grafo diretto, dall'altro di attraversare il grafo trasposto. Poi ci sono degli use case di ricerca, quindi studiare la topologia o le componenti connesse di questo grafo con cui non mi sto a tediare oggi, ma come molti ricercatori hanno studiato la struttura, ad esempio, del grafo del web, è interessante studiare anche la struttura di questo grafo qua, che è ovviamente particolarmente intenso da un punto di vista algoritmico. Quindi la domanda è, come fareste voi a fare query sul grafo di Software Heritage con un budget relativamente limitato, quindi non abbiamo certamente un budget che è quello di Google, diciamo con un budget che sia alla portata di un qualche ricercatore, di un normale dipartimento di informatica. Quindi diciamo con un grosso server o un cluster di dimensioni non spropositate. Allora, il nostro primo approccio per farlo è stato abbastanza naive, nel senso che abbiamo dato una rappresentazione relazionale di questo grafo, quindi RF9 intendo veramente stile SQL, in cui per ogni tipo di nodo che abbiamo, quindi per i blob, per le directory, per le revision, abbiamo costruito una grossa tabella di hashing in cui la chiave è semplicemente l'ID intrinseco crittografico del nodo e sulle colonne trovate tutte le proprietà associate a quel nodo. Okay? Quindi questo l'abbiamo pubblicato, è un dataset aperto con il quale potete giocare, che è stato utilizzato anche per fare qualche challenge accademica nel mondo del software engineering. E per darvi un'idea, nella versione del 2019, quindi ormai vecchia di un paio di anni, per scaricarlo in locale potete scaricare o dei dump in formato CSV o dei file Apache Parquet per caricarli su dei cluster, e ogni versione del dataset fa più o meno un terabyte. Okay. Oppure si può anche usare Live su dei motori SQL tipo Amazon Athena, che è una sorta di SQL in un cloud pubblico che potete usare pagando per il consumo delle query che fate. Allora, cosa vuol dire usarlo in versione SQL? Vi avviso subito che non è molto comodo. Per certe cose potete fare delle cose divertenti, quindi guardando solo la tabella dei commit, ad esempio, potete guardare qual è la prima parola più comune in tutti i 2 miliardi di commit che abbiamo archiviato. Ma tipicamente questo lo faccio come quiz, perché è abbastanza divertente vedere cosa propone la gente. Non è una parolaccia, le parolacce non sono tra le 5 prime parole più comuni dei commit, che è già un buon segno. Sono abbastanza, in realtà, noiose le prime parole. Sono update, merge, add, added, fix. Queste sono le prime parole più comuni che troviamo in tutti i commit che abbiamo. Oppure potete studiare, ad esempio, le dimensioni dei fork e dei merge. Ok? Adesso qua ci sono un po' di cose particolari, o voi forse pensate che i merge in Git si possano fare solo tra due commit, invece no, potete fare dei commit n-ari e c'è gente che si diverte a farli, ok? Qui ad esempio nel grafo di destra vedete che c'è gente che si è divertita a costruire dei commit che fanno merge insieme di fino a 1 milione di commit precedenti. Quindi il punto che vedete più a destra nel grafico di destra è qualcuno che ha costruito un commit completamente artificiale con esattamente 1 milione di parent, quindi 1 milione di branch di cui si è fatto un merge insieme. Queste sono cose divertenti per studiare la struttura del grafo che si possono fare. Oppure potete, quando cominciate a fare delle cose un po' più complicate, però SQL diventa veramente impossibile da utilizzare. Quindi questo ad esempio cosa che volevo fare? Questa è un'altra cosa. Questo è la quantità di commit che sono effettuati durante i weekend. Poi vi davo le slide così potete guardare la query più in dettaglio. Ma si trovano cose interessanti, ad esempio si scopre che quanto siamo workaholici, come dicono gli americani, non è aumentato nel tempo.
Quindi più o meno i commit fatti nel weekend sono sempre 20% anno dopo anno. Non abbiamo aumentato la workaholicità delle persone che lavorano su codice pubblico. E altra cosa che ho fatto di recente, se vi interessa, ho studiato l'evoluzione della quantità di commit fatti da donne, da autori che sono riconoscibili in quanto donna basandosi sul loro nome, quindi con tutte le limitazioni che questo approccio può avere, e abbiamo osservato che è sempre bassissima, quindi la quantità di commit riconoscibili come fatti da donna sono molto molto bassi su tutto il dataset, ma c'è un trend abbastanza stabile di aumento dei commit fatti da donne, che nel 2020 o 2019, non ricordo esattamente, per la prima volta è arrivato al 10% di tutti i commit fatti nell'anno. Quindi speriamo che questo sia un buon segno di un aumento di diversità nel mondo dei contributor a codice pubblico. Quindi questo è il tipo di cose che possiamo fare. Quali sono le lezioni imparate qua? Che sì, si possono fare query sui grafi usando cose stile SQL, ma è molto limitato, perché ovviamente non appena volete fare delle traversal di grafo, vi ritrovate a dover fare dei join ricorsivi che sono assolutamente lentissimi e spropositati da utilizzare. Quindi è un buon modo per fare certi tipi di analisi che vogliono guardare solo un tipo di nodi in batch, come il tipo di nodi sui dei commit, ad esempio, ma che non sono assolutamente gestibili a questa scala qua. Potreste pensare di fare sharding e distribuire i pezzi di grafo su macchine diverse, ma non potete farlo in maniera naive sugli ID dei nodi, perché non c'è alcun supporto di località. Okay. Dato che gli ID dei nodi sono crittografici, sono costruiti per essere distribuiti in maniera assolutamente uniforme. Quindi se voi semplicemente fate sharding dei nodi su macchine diverse, vi trovate che per fare una vista del vostro grafo siete costantemente a saltare da una shard ad un'altra. Quindi questo per l'approccio che abbiamo usato funziona per certi tipi di analisi, non funziona per molte altre cose. Il secondo approccio che abbiamo usato è basato sulla compressione di grafi. Allora, anche qua non ho tempo di discutere in dettaglio, potete trovare più dettagli su questo paper, ma vi dico solo le intuizioni di base. Allora, questi sono degli approcci che sono usati in produzione anche da Facebook, Google e da chi fa analisi del grafo del web, per fare in modo che voi possiate caricare la struttura del vostro grafo, senza le proprietà, ma solo la struttura, cioè i nodi e le edge ai quali sono connessi, in memoria su una macchina sola. Sono degli approcci assolutamente scale up e non scale out, nel quale riuscite a caricare grossissimi grafi in memoria e a farne delle traversal in maniera molto efficace, a patto che le vostre traversal non abbiano bisogno di visitare, di filtrare su delle proprietà che non avete in memoria, sostanzialmente. Quindi cosa abbiamo fatto? Vabbè, vi salto la teoria su perché funziona, ma fondamentalmente, brevemente, il punto è che i grossi grafi, come quello del web, esibiscono delle proprietà di località se trovate un buon ordinamento dei nodi. Quindi nel grafo del web il buon ordinamento dei nodi è semplicemente ordinare alfabeticamente le URL di tutte le pagine. In questo grafo devi trovarlo, un buon ordinamento, l'abbiamo trovato sperimentalmente, e sostanzialmente siamo riusciti, salto ai risultati e poi così magari teniamo un po' più di tempo per le domande, l'abbiamo trovato in questo modo qua. Quindi c'è un approccio di compressione che fondamentalmente si fa in batch e si fa una volta ogni tanto. Quindi questo ad esempio è un grafo, è la versione del grafo di cui vi ho parlato prima, quella del 2019, si può comprimere per ottenere la versione compressa in una settimana. Quindi richiede una settimana di processing su delle macchine abbastanza grosse, quindi questa è una macchina fatta che aveva quasi un tera di RAM, e una volta ottenuto questa compressione, il grafo si può caricare in memoria su delle macchine molto più piccole. Quanto più piccole? Siamo riusciti a comprimere il grafo di cui vi ho parlato in un po' meno di 200 giga di RAM. Per sia la versione diretta che la versione trasposta del grafo. E fondamentalmente, se riescono a caricare in memoria entrambi i grafi, diretto e trasposto, con meno di 200 giga di RAM. Okay? Oh, questo 200 giga di RAM può sembrare tanto, ma il costo in sé del materiale è poche centinaia di dollari o di euro. Okay. Quindi una volta fatta la compressione, che si può fare anche usando delle grosse macchine affittate spot su dei cloud, lo potete far girare spendendo relativamente poco di hosting. E una volta che avete questo grafo compresso in memoria, cosa ci potete fare?
Ma ci potete fare delle visite in maniera molto veloce. Quindi qua ad esempio abbiamo mostrato che possiamo fare delle BFS complete, single threaded, su tutto il grafo, in da 2 a 3 ore, a seconda di quale sia la direzione del grafo che volete visitare. Abbiamo fatto dei benchmark di lookup di singole edge nel grafo e si vede che il costo di visitare una sola edge del grafo è molto vicino come tempo di accesso al costo di un solo accesso in memoria. Quindi si parla di efficienza di accesso veramente impressionante che non tocca mai nessun disco perché tutto è esattamente nella vostra memoria. Allora, quali sono i drawback di questo approccio? I drawback sono che la compressione non è incrementale. Quindi non possiamo mantenere aggiornata la versione compressa del grafo intanto che l'archiviazione va avanti. Quindi ogni tanto dobbiamo rifare la compressione che prende, può richiedere una settimana di tempo, 2 settimane di tempo, e nel frattempo la versione del grafo che si usa è stale, quindi non è up to date rispetto a quello che c'è veramente nell'archivio. Questo può essere accettabile per certi use case, in particolare lo è per tutti quelli che sono use case di ricerca, perché comunque sia gli scienziati lavorano su degli snapshot di grafi, non sulla versione live, ma è problematico per altri tipi di approcci. E poi l'altro drawback enorme è che non abbiamo gli attributi, quindi possiamo fare delle visite che a partire da un nodo trovano tutti i nodi raggiungibili da esso, siamo riusciti a caricare in memoria il tipo di ogni nodo, quindi sappiamo se è un directory, un revision, eccetera, quindi possiamo fare delle visite che discriminano sul tipo di nodi, ma non molto altro, quindi se volete fare una visita che ad esempio visita solo gli archi da directory a directory che si chiamano SRC, per visitare le directory SRC, questo non lo potete fare con questo tipo di soluzione. Allora, per concludere, ho quasi finito i miei 40 minuti, vi parlo di un po' di lead che abbiamo e di challenge che potrebbero interessare geek di grafici quali siete voi. Allora, prima cosa, non abbiamo un graph query language decente da utilizzare sul nostro grafo. Quindi abbiamo sviluppato un API di Graph Traversal che usa come backend il grafo compresso, che è assolutamente ad hoc e non è assolutamente soddisfacente. Quindi l'idea è di sviluppare o riutilizzare un linguaggio esistente tipo Tinkerpop, oppure sviluppare una cosa ad hoc che prenda in considerazione alcune delle specificità del nostro grafo. Ad esempio il fatto che è read-only, il fatto che è una rappresentazione compressa, il fatto che non tutte le proprietà sono disponibili in memoria, eccetera, eccetera. Quindi una possibilità che stiamo esplorando è fondamentalmente scrivere un back-end per Apache Tinkerpop che usi come sorgente del grafo, come back-end di storage del grafo, WebGraph, che è il framework di compressione di grafi che utilizziamo noi. È un framework sviluppato dall'Università di Milano, che ha funzionato molto bene sul nostro grafo, è scritto in Java, quindi ha una sua rappresentazione compressa, ma bisogna l'API nativa di utilizzazione è in Java, e quindi questo potrebbe essere una possibilità. Ovviamente non potrebbe essere un back-end completo di Apache Tinkerpop, ad esempio perché la nostra rappresentazione è read-only, ma potrebbe dare un linguaggio già noto e molto flessibile per fare tutta una serie di analisi e di usi del grafo. Seconda pista, allora, il framework che usiamo per la compressione di grafi è questo WebGraph che è scritto in Java, che non è un linguaggio molto utilizzato in questi tempi per fare data science e per fare network analysis. Quindi un'altra cosa che stiamo esplorando è creare dei binding Python per questo tipo di framework, per permettere agli data scientist in generale, studiosi di reti complesse, di fare analisi in framework che sono loro congeniali, come NumPy, iGraph, Pandas o cose di questo tipo qua. Non è banale da un punto di vista tecnico, perché fondamentalmente un'implementazione naive di questi binding che faccia ping pong costantemente tra Python e Java ovviamente ucciderebbe completamente le performance. Quindi ci sono un po' di trade-off interessanti da studiare dal punto di vista delle performance per fare qualcosa di decente. Terzo, questa è un po' una sfida che vi lancio. Allora, noi prima di lanciarci in questi approcci relativamente ad hoc avevamo provato a usare soluzioni di GraphDB out of the box, ma eravamo assolutamente al di là delle possibilità di quello che è supportato da questi tipi di framework. Un po' a volte per delle limitazioni hard-coded di versioni open source versus versioni commerciali, ma più in generale perché
per ripartire questo grafo in maniera che sia utilizzabile, ad esempio su delle infrastrutture distribuite, bisogna avere una sorta di nozione di località che non è nativamente disponibile nel grafo. Quindi in maniera naive caricare questo tipo di grafo, un grafo DB out of the box, non aveva funzionato per noi all'epoca. Se oggi pensate di avere una soluzione che possa passare, che possa scalare questo tipo di grafi, è una sfida che a noi interessa molto e sul quale sarei curioso di sapere cosa ne pensate. Quindi quello che abbiamo fatto è, abbiamo pubblicato una versione più recente dell'asset che vi ho mostrato, che è di marzo 2021, in formato Apache Orc, che è un formato che già comprime meglio, quindi scaricarlo è una versione, quindi ha un formato con una compressione embedded, quindi è un po' più gestibile facilmente che CSV banale. È disponibile su un dataset pubblico che trovate su AWS, S3, che fa complessivamente quasi 9 tera, ma se ne possono scaricare dei pezzetti, oppure abbiamo anche dei teaser di dataset più piccoli che si possono utilizzare. C'è una documentazione di schema documentation, e quindi se pensate che ci sia che il vostro graph database preferito possa scalare a questo tipo di grafi per i nostri use case, sono molto curioso di sentire le vostre opinioni e vedere se effettivamente è vero. Qua avete qualche esempio, avete gli esempi di dove si trova il dataset che chiunque può scaricare e cosa c'è dentro. E questo è quanto, quindi direi che ho finito il mio tempo a disposizione e apriamo per le domande, giusto per riassumere le cose che ci siamo detti. Allora, Software Heritage è un archivio di tutto il codice sorgente pubblico che siamo riusciti a trovare e che lo rappresenta in un unico Merkle DAG gigante. No, perché abbiamo scelto questa soluzione? Per economia di storage e perché offre una vista unificata su quello che si chiama il software commons, cioè tutto il codice sorgente che è pubblicamente disponibile per chiunque lo voglia utilizzare. È un grafo enorme, quindi al giorno d'oggi sono qualcosa come 20 miliardi di nodi e 200 miliardi di edge, e analizzarlo e farne query a questa scala è un problema di R&D aperto, che offre molte opportunità di sfide interessanti per geek di grafi, quali siete voi. Vi lascio qua un po' di riferimenti, quindi se volete saperne di più c'è l'home page, ci sono tutte le nostre risorse per gli sviluppatori, quindi dove sviluppiamo, che è anche il posto dove venire a porci domande specifiche, oppure avete i miei contatti per se volete contattarmi al di fuori di questo talk. Altrimenti vi ringrazio per l'attenzione e sono disponibile per tutte le domande che volete fare. Grazie. Grazie Stefano. È veramente interessante il talk, è veramente un caso molto unico, anzi più unico che raro direi in questo caso. E, ci sono già qualche domanda. Intanto Emanuele fa i complimenti per la scelta non profit per Software Heritage e durante diciamo il talk si sono un po' accumulate alcune domande, in particolare la prima di Enrico che chiedeva quale DBMS utilizzate per salvare il DAG, immagino spinto dallo schema IR iniziale che indicava un po' il discorso entità relazione tipico dei DBMS. Allora, noi usiamo rispondiamo una domanda alla volta. Allora, usiamo Postgres e siamo molto contenti nel senso che gli è successo veramente di tutto e non abbiamo mai perso neanche un byte. Quindi con quanto sicuramente non è una struttura classica per dei grafi, eccetera, con quanto ci rendiamo conto che è un po' brutale come tipo di approccio, siamo veramente molto contenti della durabilità della cosa. Abbiamo un database master con vari secondary da altre parti, ospitati sia on-premise che su alcuni cloud che sono sponsor del progetto, e quindi ci ha dato molta affidabilità da questo punto di vista. Quindi è Postgres. Stiamo valutando adesso di passare a qualcosa che sia più scale out, quindi abbiamo un altro backend di storage basato su Cassandra, che però è un po' più, ci sono un po' di horror story che girano, quindi prima di fare il salto su Cassandra stiamo valutando bene la cosa. Però questa è l'idea. Abbiamo fatto qualche errore, quindi questo sarebbe un altro talk per gente che si interessa ai DB, ad esempio abbiamo normalizzato molto, usando le classiche approcci di normalizzazione dei DB relazionali, e si è rivelato un po' un boomerang. Ad esempio le directory le abbiamo stoccate con una tabella intermedia che fa il join tra le directory e le directory entry, e fare i join su questa tabella è una cosa che prende un tempo mostruoso. Quindi, ad esempio, nella rappresentazione di Cassandra abbiamo denormalizzato in modo in cui
quando rappresentiamo una directory, l'oggetto directory contiene già tutto. Quindi contiene già tutti i nomi delle edge outgoing e delle label su quelle edge. Ovviamente si deduplica meno, ma permette di fare analisi scale out in maniera più efficace. Quindi immagino le dimensioni su Cassandra siano almeno un ordine di grandezza più grande rispetto a Postgres. Allora, Postgres adesso, quindi il DB su Postgres credo sia nell'ordine dei 10 tera, quindi tera più, tera meno. Adesso non ho in mente le dimensioni su Cassandra, non so se è 10 volte di più, ma 5 o 6 di sicuro. Quindi questo sì. Sì, abbiamo molti SSD, se questa è la domanda che ti stai facendo, sì, abbiamo molti SSD. E immagino, quindi, diciamo, l'idea di Cassandra è anche propedeutica al discorso Tinkerpop che hai illustrato prima, volendo. Esattamente. Faccio un commento sull'aspetto no profit, quindi per essere chiaro, non è che pensiamo che le aziende siano cattive o niente di tutto questo, ma pensiamo che per una mission per l'umanità, cioè questa è veramente una roba a lungo termine per preservare conoscenza importante che tutti noi, smanettoni e sviluppatori, stiamo producendo insieme e quindi che non debba essere, diciamo, guidata da interessi for profit che possono cambiare più rapidamente per motivi di budget o perché è cambiato il venture capitalist che c'è dietro. E quindi ci dà un po' più di stabilità a questo tipo di schema che non... Non un approccio for profit, ma in tanti ci hanno proposto: ma perché non fate una startup? Non è il nostro interesse. E se posso seguire, diciamo, il discorso, come funziona per trovare sponsor? È una cosa facile? È una cosa già rodata? O... Allora, guarda, non ho curiosità mia, sì, sì, certo. Allora, avevo tolto una slide perché non mi sembrava importante qua sugli sponsor, ma fondamentalmente, inizialmente lo sponsor principale è stato Inria, quindi che ha creduto nel progetto e ha messo il funding iniziale. E poi abbiamo, come tante no profit, cioè io in particolare vengo dal mondo delle no profit open source, quindi conosco un po' anche gli aspetti di finanziamento, abbiamo cercato di diversi canali di funding, quindi c'è Inria che per adesso resta uno sponsor molto importante, ma abbiamo anche grossissimi sponsor commerciali, abbiamo Intel, abbiamo Microsoft, abbiamo Huawei, abbiamo la Société Générale che è una banca, abbiamo dei ministeri francesi, abbiamo GitHub stesso, quindi ci sono diverse aziende che a volte per motivi classici di, come dire, come si dice in italiano? Mecenatismo, grazie. Il mecenatismo vogliono, insomma, farsi un'immagine essendo sponsor, e altri che magari hanno un interesse strategico. Ad esempio, noi abbiamo, dato che tutto il nostro archivio è open data, per chi fa tracciabilità di software, è l'unico archivio open data che esiste che permette di sapere da dove venga un pezzo di software. Ci sono molti prodotti commerciali per fare questo tipo di analisi, ma sono tutti legati a dei database proprietari e chiusi. Quindi scegliere quei prodotti ha dei problemi di lock-in. Quindi ci sono anche aziende che decidono per motivi strategici di investire in un progetto come questo per avere un archivio open data di questo tipo di informazioni. Quindi, se vuoi, abbiamo diversi tipi di... E poi c'è l'aspetto cultural heritage, dicevo che UNESCO è uno sponsor, un partner del progetto, perché nessun altro faceva archiviazione di software come codice sorgente. Ci sono altre iniziative di UNESCO per tenere software eseguibile, come eseguibile nel lungo termine, quindi macchine virtuali e cose di questo tipo, ma nessuno prima si occupava di codice sorgente. Quindi, diciamo, questa diversità, ricerca, aziende e cultural heritage fa sì che siamo abbastanza confidenti che, insomma, per adesso non ci lamentiamo del nostro fund. Siamo già una quindicina di persone, una decina di persone tecniche più 4 o 5 che fanno altre cose, tra cui io e altre persone. E abbiamo un'altra domanda riguardo la compressione del grafo. Mm-hmm. Credo che hai accennato il discorso prima, però Gabriele chiede: quali proprietà essenziali portate anche nel grafo compresso? Solo identificativi o anche qualche altro attributo? No, ottima domanda. Allora, quindi preciso che il grafo compresso usa come ID degli interi, ovviamente dei long, che sono consecutivi, quindi un risultato della compressione è che tutti gli ID dei nodi long mappati tra 0 e n, okay, consecutivi.
I nostri ID invece nel data model sono degli ID crittografici, quindi già c'è un mapping che non è in memoria tra ID dei nodi e ID crittografici. Quindi fondamentalmente prima di cominciare a attraversare il grafo si prende la stringa che è il nostro ID crittografico, lo si mappa su un intero e poi si è nel mondo del grafo compresso. Quando si sono trovati i nodi che interessano si ritorna indietro facendo un mapping all'indietro, ma questi mapping non sono in memoria. Quindi fondamentalmente quello che puoi mappare in memoria è tutto ciò che puoi o caricare direttamente in memoria in un array indicizzato da 0 a n, dove 0 a n sono gli ID dei nodi, oppure che puoi essere eventualmente memory mapped, quindi può essere su disco in un array memory mapped e poi il kernel del sistema operativo fa sì che hai una cache di delle cose a cui accedi frequentemente in memoria. Allora, nativamente abbiamo i tipi dei nodi, quindi l'avevo già citato nel talk, perché serve per fare visite che discriminano, quindi uno può voler seguire solo gli edge da directory a directory o solo tra revision, quindi questo ce l'abbiamo in memoria ed è relativamente piccolo, credo sia 3-4 giga, perché ovviamente l'enum che ti dice il tipo è mappato su 3 bit, quindi è una cosa che si comprende molto. Per adesso non abbiamo nient'altro, abbiamo un esperimento sui timestamp dei commit, quindi perché fondamentalmente col timestamp dei commit si possono fare visite che ad esempio seguono non so, il commit più vecchio che contiene qualcosa. Quindi, ad esempio, per query tipo voglio trovare il commit più vecchio che ha referenziato questo file, cosa che può essere interessante, ad esempio, per motivi di copyright. Quindi, chi ha il primo che ha committato in un repository pubblico una certa cosa, non è che sia per forza l'autore, ma ha un claim importante sul fatto di esserlo. Quindi, questo, ad esempio, lo stiamo caricando in memoria e occupa, credo, una cinquantina di giga, una cosa di questo tipo. Quindi poi a quel punto ovviamente è un trade-off di design, cioè a seconda della memoria che hai e a seconda degli use case che vuoi gestire, puoi caricare un'informazione piuttosto che un'altra. Stiamo giocando con la compressione dei path, per averli anche quelli, i nomi dei file fondamentalmente, ma quelli l'idea di fare nel memory mapping, perché far entrare tutti i path in memoria non è fattibile, ancora una volta, il nostro budget, poi se fai in budget più grandi, ci sono macchine con 10 tera di RAM, fai molto di più, insomma. Quindi è in corso questo tipo di scelte. Queste due cose sono interessanti, timestamp e tipi sono sicuramente le prossime che stiamo guardando. Quindi da quello diciamo che racconti sembra che ci sia una sorta di roadmap basata su o ricerca o comunque sia casi d'uso pratici, sì, per poi fare appunto una roadmap e decidere queste cose. Questa roadmap è aperta oppure... Sì, allora, se assolutamente, noi abbiamo come modo di gestione del progetto, abbiamo una roadmap annuale, quindi adesso è su docs.softwareheritage.org, non è un link che è qua, ma se guardate il link con le risorse per gli sviluppatori, lì ci sono varie cose, quindi c'è dov'è il codice, dov'è la documentazione, che chat usiamo, eccetera, e lì c'è un link verso la documentazione, e nella documentazione pubblica c'è la nostra roadmap tecnica, che contiene alcune cose che sono più banalmente, tra virgolette, perché diciamo, questa scala di banale c'è poco, ma sono più le cose che semplicemente sono a simple matter of programming, come si dice, e altre cose che sono un po' più R&D, che sono ricerca in corso. Ad esempio, i nostri ID crittografici sono adesso basati su SHA-1, che non è un problema come lo è per la crittografia usata per l'autentificazione, perché le collisioni sono molto più rare in un progetto di archiviazione e si possono anche, se ne può anche fare detection. Però è chiaro che dobbiamo migrare verso hash più robusti. La migrazione di hash da quelli attuali a quelli più robusti è un problema complesso, simile a quello che ad esempio deve affrontare Git e sul quale stiamo lavorando. Oppure sono cose proprio di ricerca, quindi sono tutte in questa roadmap pubblica. Chiaro? Molto interessante. Ho ricevuto un'altra domanda riguardo la gestione del cambio di licenze dei progetti. Poiché voi siete comunque focalizzati all'aspetto open source, a progetti FOSS, cosa succede quando diciamo si lavora un po' sul limite già delle licenze? Immagino quello sia un problema iniziale, e poi quando c'è un cambio, un commit che cambia la licenza di un progetto? Allora, due cose. Una è che avrete fatto caso, io sono un attivista del software libero da moltissimo tempo, però avrete fatto caso che in questo progetto, in questo talk ho parlato principalmente di codice pubblico. Nel senso che quello che archiviamo è pubblico e via i termini di uso dei forge che crolliamo è archiviabile. Non è necessariamente software libero.
Quindi sono stati un po' di studi interessanti che su GitHub credo che il 90% dei progetti non abbia una licenza dichiarata, e se non ha una licenza dichiarata di certo non è software libero open source. Okay? Quindi noi archiviamo codice pubblico. Tra l'altro nella nostra strategia c'è anche archiviare codice che non è necessariamente online, che però si fa con strumenti diversi, cioè fin tanto che qualcosa è pubblico e lo si può archiviare in maniera massiva, quando qualcosa non è pubblico devi andare con un team di archivisti a convincere chi ce l'ha a darti il permesso di archiviarlo. Quindi sono due approcci diversi. Quindi non è per forza quello che c'è nel nostro archivio, non è necessariamente open source. Idealmente tutto ciò che è open source ha vocazione a esserci, e in generale anche tutto ciò che è pubblico. Il caso del cambio di licenza, quindi, dal punto di vista di archiviazione, ci tocca il giusto, nel senso che fin tanto che qualcosa è pubblico, se cambia licenza, noi archivieremo un commit in più che conterrà un file di licenza cambiato con la nuova licenza. Però è interessante perché abbiamo avuto degli use case in cui autori hanno cambiato retroattivamente le licenze, pretendendo che qualcosa non era più GPL, mentre avevano già accettato nell'anno precedente commit da tante persone sotto GPL senza alcun tipo di contratto che permettesse all'autore di cambiare la licenza. Quindi, dato che noi non ritiriamo i commit che sono stati riscritti, ci sono persone che ci hanno contattato per usarci un po' come, non, anche lì, non una prova, ma come evidenza del fatto che quel progetto in passato era stato sotto una licenza diversa. Quindi questi sono use case classici per un archivio, è un po' come quando, ancora una volta, l'Internet Archive viene usato da qualcuno per dire il mio datore di lavoro diceva questa cosa sulla home page, non c'è più, o quando un politico riscrive un tweet o cose di questo tipo. Quindi questi sono use case classici. Ma è interessante che comincia a essere un archivio utile anche per questo tipo di cose. Quindi, diciamo, una sorta di supply chain, catalogo, diciamo, per la verifica dei supply chain. Sì, più prior art, se vuoi. Cioè, quindi, il fatto che a un certo punto, a un momento X, qualcuno aveva pubblicato una roba sotto una certa licenza. Quindi, tra l'altro, nella nostra interfaccia web avete anche un feature che si chiama Save Code Now. Quindi, se una versione specifica di un progetto volete archiviare in quel momento lì, potete farlo, e fondamentalmente ha priorità rispetto alla rotation classica dei crawler, quindi può essere archiviata più velocemente. Insomma. Quindi se vi interessa dimostrare che a un certo punto un progetto è sotto una certa licenza, potete usare questa cosa. Ho fatto una rapida ricerca, è già stato indicizzato il mio progettino che penso avrà un solo utilizzatore, però è già stato indicizzato, ho visto anche il Ma vedi, magari tra un anno sarà famosissimo ed è importante archiviarlo adesso prima che si perda, prima che tu cambi idea e decida di farlo diventare software proprietario. È la prima cosa che farò dopo questo meetup. E non ci sono ancora domande, io ne ho una. E riguarda la documentazione. Nelle tue slide dici che non caricate al momento issue o comunque code review, immagino anche documentazione, che comunque è parte, diciamo, una parte molto importante del software. Quindi immagino che alcuni software integrano la documentazione all'interno del proprio repository, mentre invece il problema sono quelli che non la integrano. Avete già pensato a qualche soluzione del genere? No, hai descritto magari molto bene la situazione, nel senso che, diciamo, archiviamo tutto ciò che incidentalmente è nel sistema di controllo di versione. Quindi, effettivamente, i progetti che hanno le doc string e che la doc la generano con Sphinx piuttosto che con altre robe, di quelli la documentazione ce l'abbiamo. Se la documentazione è a parte, non ce l'abbiamo. Allora, quello fondamentalmente è un progetto a parte, nel senso che bisogna scoprire dov'è la documentazione, idealmente qual è il formato di modifica preferito e non la versione rendered, eccetera, eccetera. Diciamo, nella roadmap prima c'è la parte issue, che ci sembra più importante, più urgente, piuttosto che la parte documentazione, perché effettivamente per il codice, nella maggior parte dei casi, la documentazione fa parte del version control system, perché è una best practice che abbiamo tutti noi di generare la documentazione dal codice. Le issue invece, salvo chi effettivamente usa Git come strumento anche per fare distributed issue tracking, quelle sono veramente out of band, quindi probabilmente guarderemo prima quell'aspetto lì che altre cose. Ci sono stati progetti in passato che hanno provato a definire dei data model più o meno canonici per i bug tracking system, ed è difficilissimo, un casino pazzesco, c'è molta più varietà lì di quanto non ce ne sia nei version control system come espressività,
quindi è una cosa molto più complicata. Uno può fare degli approcci relativamente stupidi di archiviare le pagine web del bug tracking system, però ovviamente non è particolarmente soddisfacente come approccio. Quindi non è sulla roadmap per quest'anno, quindi se guardate la nostra roadmap non ci troverete questo, però nella priorità delle cose importanti è probabilmente più importante questo prima di arrivare alla documentazione. Chiaro, chiaro. Quindi comunque sia qualcosa a cui giustamente... stavo giusto ragionando, discorso sì. Issue è il fatto che la parola fix è solamente la quinta parola nei commit rispetto a tutte le altre. Io mi aspettavo fix fosse la prima, invece a quanto pare non ci piace aggiustare i problemi. Di solito quando faccio il quiz molti dicono che ci sono prima delle parole, una quattro lettere che inizia con F, però no, effettivamente è abbastanza in basso, non ricordo di che posizione, ma è abbastanza in basso. Perfetto, non ho ricevuto ancora altre domande, per cui intanto ne approfitto per ringraziare per questo talk, veramente molto interessante, sia l'aspetto tecnico che l'aspetto non profit, comunque sia questa infarinatura del discorso non profit è stato molto interessante. E sicuramente se vuoi passarci il link provvederemo a inoltrare ti mando le slide, hai un modo di metterle online? Sì, noi abbiamo sia un repository SlideShare, oppure se hai una pagina dove le hai già pubblicate possiamo sì, mettere il io link. Io pubblico il PDF old school sulla mia pagina web e ti mando il link dopo che l'ho fatto. D'accordo. Grazie a voi per l'invito, mi ha fatto molto piacere. Detto questo, penso ci salutiamo e ci vediamo al prossimo evento di Graph Roma. Grazie, ciao a tutti, Stefano. A tutti, buona serata. Ciao, ciao. Buona serata.